Buongiorno, penso che la maggior parte mi conosce, ma sono Alissa. Oggi parleremo di come la lingua riflette le antiche credenze popolari e di conseguenza anche le moderne scoperte scientifiche, come la scienza è arrivata dove l'esoterica era già. I detti popolari e le espressioni idiomatiche sono la saggezza cristallizzata che è stata tramandata da generazione a generazione per mirata alla sopravvivenza. E dunque, se questi detti popolari in una generazione successiva non ritrova una conferma pratica, muoiono, come gli arcaismi, giustamente, non li si usano più. Faccio vedere questa donna, è mia madre. Come tutte le mamme, giustamente mi dà dei consigli. Usa la testa, Alissa, ascolta il tuo cuore, segui l'istinto viscerale. E visto che siamo gli immigrati, ho la fortuna di sentirlo in due lingue. Mazghi vključi, prislušajse k svojemu srcu, slijedu instinktu. Credo che capita anche a voi, nonostante siete grandi. Le mamme sono così. Sono andata un po' più a fondo a questa questione per capire che cosa devo seguire. Devo seguire la testa? O devo seguire il cuore? O l'istinto viscerale? Che cosa? La scienza dice che dobbiamo seguirli tutti e tre, in realtà. Perché all'interno del nostro corpo c'è più di un re che governa. Altrimenti perché dovrebbero esistere le espressioni del tipo? Al cuore non si comanda, decide lui. La logica dice che... Vuol dire che c'è un altro modo di pensare, non logico. Oppure l'istinto mi suggerisce di provarci. O in russo noi diciamo «Serzo ni prikazhesh, razmyshlyai logicheski», «Sledovat instinktu». Le lingue diverse esprimono la stessa cosa. Abbiamo i tre cervelli all'interno del nostro corpo, autonomi, che sanno imparare, e prendere le decisioni. Vediamo un attimino le caratteristiche di questi tre cervelli. Cominciamo con quello più antico, il cervello enterico o quello della pancia. Il cervello enterico ha 500 milioni di neuroni. Si trova in tutto il sistema digerente, lo stomaco, l'intestino, fegato, pancreas, tutto quello che è si occupa della digestione delle cose, idee, situazioni e le persone anche a volte. Questo cervello produce autonomamente i neuroni, dunque non solo il cervello questo produce i neuroni, ma anche il cervello della pancia e anche i neurotrasmettitori. In realtà non è una scoperta recente. 100 anni fa due medici, Bayliss e Starling, hanno scoperto che anche se dall'intestino venivano recisi i nervi che collegavano al midollo spinale, l'intestino continuava a lavorare autonomamente, dunque con la sua propria intelligenza. Poi più tardi è stato riscoperto nel 98 dal dottor Gershon, non so come si pronuncia giusto, il quale ha scritto un libro sugli esperimenti propri degli altri suoi colleghi. E uno che mi ha impressionato molto trattava dei pazienti paraplegici, dunque quelli che avevano i danni al livello basso del midollo spinale e non erano in grado di evacuare, di liberarsi, no? L'intestino. Avevano questo caporeparto che ogni giorno alle 10 di mattina li faceva il clistero, giustamente per aiutarli. Dopo un po' di tempo cambiano questo responsabile, il quale decide di non farlo più, ma stranamente gli intestini dei pazienti hanno imparato e senza il bisogno di aiuti esterni l'intestino lavorava tranquillamente da solo. Incredibile. Il cervello cardiaco dipende dalle persone, ha da 40.000 a 120.000 neuroni all'interno. È un sistema molto complesso, pesa intorno a 230-340 grammi nel corpo umano di un umano adulto. Questo cervello, anche lui, produce autonomamente dei neuroni.
e utilizza gli stessi neurotrasmettitori della testa, come l'ormone della felicità, ad esempio, no? Sentiamo la felicità nel cuore noi. Questo cervello si forma dopo il cervello enterico, nel feto umano, quando l'essere umano si sviluppa. È stato scoperto nel 91 dal dottore Andrew Armour. Lui ha scoperto che il cervello del cuore riesce anche lui a imparare, a prendere le decisioni e a cambiare. E i casi più eclatanti in America, non so se qualcuno li ha sentiti, trattano del trapianto cardiaco. Uno più significativo che mi è rimasto nel cuore, appunto, è stato di una bambina di 8 anni che riceve da un donatore di 10 un cuore. Dopodiché comincia ad avere incubi. Tutte le notti lei sogna questa aggressione, che viene aggredita e uccisa. I genitori, giustamente preoccupati, la portano dal psichiatra, il quale dice: per la quantità di dettagli che racconta, può essere solo una memoria del cuore del donatore. Infatti vanno alla polizia e si scopre che la bambina fu uccisa. Grazie alla descrizione dell'aggressore riescono a prenderlo. Gli altri casi che confermano questa ricerca, questa affermazione scientifica, sono legati ai gusti che cambiano ai riceventi del cuore donatore. C'era una donna che, ad esempio, a un certo punto dopo il trapianto ha iniziato a interessarsi alle motociclette, alla musica metal e cose del genere. Il cervello di testa encefalico. Il cervello di testa, nessuno mette in dubbio che sia un cervello, penso che per la definizione è quello. Ha 100 miliardi di neuroni, pesa circa 1,3 kg, ha una struttura molto complessa. Fino adesso abbiamo scoperto 100 neurotrasmettitori, no? Le sostanze che utilizza per comunicare con il resto del corpo. Nel feto, nel corpo umano, si ferma per ultimo. I dottori Speri e Gazzaniga hanno scoperto la particolarità degli emisferi destro e sinistro, che ognuno è specializzato in una determinata cosa. Vediamo un attimino le funzioni che hanno scoperto i due ricercatori, il Grant Sulasu e Marlin Oka. Questi due ricercatori hanno riunito 700 ricerche da tutto il mondo e, unendoli alle ricerche proprie, hanno scoperto che ogni cervello ha delle funzioni principali che svolge e un'espressione massima. Dunque, al massimo del suo lavoro ha questa particolare espressione. Antiche filosofie prima, scusate, mi sono persa. Le antiche filosofie, ad esempio la popolazione Lao, ha tantissime espressioni riguardanti il cuore, e tanto da essere chiamata la popolazione del cuore. Il Tao invece dice che il cuore è l'imperatore e la pancia è il generale, dunque è il cuore che decide per il resto dell'organismo di che cosa fare. Anche per yogi è molto importante questa divisione. La mia insegnante di yoga mi ha sempre detto che la mente è tiranna, no? Che cerca di imporre le sue cose, ma non devi ascoltarla sempre. Per gli antichi egizi anche le decisioni li prendeva il cuore, era sede delle emozioni. Lo stesso per gli aristotelici, le emozioni erano dentro il cuore. Nella lingua slava antica la parola pancia e vita era jivot, la stessa cosa. C'era questa storia che mi raccontava sempre il mio nonno sul Pietro I e come sceglieva le sue guardie personali. Praticamente lui li spaventava e vedeva se diventavano rosse in faccia o se diventavano bianche. Dunque, se la reazione che la paura gli faceva andare sangue alla testa, vuol dire che usavano il cervello in quel momento e dunque agivano, altrimenti non li prendeva. Nelle Veda, penso i chakra li conoscono tutti, il chakra del plesso solare è collegato al coraggio,
invece il chakra del cuore ha le emozioni e l'amore. La pancia. La pancia, l'espressione massima del cervello della pancia è il coraggio. Penso che sia una cosa che a livello intuitivo la conosciamo tutti. Coraggio, ma non il coraggio, il senso del coraggio che sentiamo, io mi sento coraggioso, ma proprio il movimento, il fatto di fare qualcosa. Sei coraggioso, dunque fai qualcosa. In tanti anche film, cartoni, giorno d'oggi, mostrano questa idea comune che il coraggio si trova nella pancia. Non so se avete visto l'ultimo dell'Alice del Paese delle Meraviglie, con Johnny Depp, dove lei deve combattere Cicciaramba, no? E dice no, io mi rifiuto. E lui fa così, dice tu hai perso la tua moltezza, no? Avete visto? Ecco. Anche lì parlano di questa cosa. E anche mi fa pensare a Bauman, che 100 anni prima della scoperta del cervello del cuore scrive Il meraviglioso mago di Oz, e lì incontra il leone senza coraggio, l'uomo di latto senza cuore e lo spaventapasseri senza cervello. Le tre funzioni sono capacità di agire, appunto, il movimento, dall'energia, forza, anche a livello fisico, digeriamo il cibo e da lì che parte l'energia che ci serve. Autoconservazione, la paura, la sentiamo qui, se siamo agitati o preoccupati e abbiamo un blocco sul stomaco. E poi la nostra identità, dunque decide che cosa assimilare e che cosa rifiutare per l'identità nostra di base. Dunque, io ho trovato delle espressioni molto popolari in diverse lingue, nelle lingue che conosco io, probabilmente nelle vostre ci sono diverse, poi magari possiamo discuterne e capire se esistono. Ok, la capacità di agire, gli italiani dicono avere il fegato. Avere fegato significa avere coraggio, vuol dire che sei coraggioso. In inglese si dice have the guts, sempre questa zona. Mi ha stupito molto l'espressione francese che dice il n'a rien dans le ventre, cioè questo qua il cervello di pancia non ce l'ha, l'ha perso da qualche parte probabilmente. I russi sono più provocatori, dicono kishkatanka, vuol dire che hai l'intestino troppo sottile per fare una cosa, non hai coraggio abbastanza per questo. Anche non è pane per i tuoi denti, vuol dire che non riuscirai a fare questa cosa. Strong stomach, sei forte, riesci a farcela. E work guts out, non so se nelle lingue che non conosco ci sono cose simili. Cosa dite in serbo? Non dite sul fegato niente. Pensaci. Autoconservazione. In italiano diciamo mi fa venire il mal di pancia. Qualcuno che non ti piace, ti sta rovinando la vita. Oppure mi sta sul gozzo qua, sul collo. Non mi lascia rivivere, non mi lascia respirare. In russo diciamo on sidit u minya v pichonka. Dunque il fegato è considerato come la sede della vita, perciò mi rovini la vita se mi stai rovinando il fegato. Ne pas se faire la bile. Questa è... Italiani molto elegantemente dicono mi si stringe il buco del culo quando uno ha paura. Ecco. Oppure, importante non cagarsi addosso. Quando dicono che di avere paura di qualcosa è proprio mi sono cagato addosso. Ecco, c'è questa espressione sempre collegata all'intestino. Ho trovato anche le espressioni per la conservazione, secondo me, anche del nostro mondo, del nostro ambiente, no? Sempre collegata al tratto digestivo, come fame di vendetta o fame di giustizia. Oppure in russo noi diciamo quando una situazione ci porta all'esaurimento, diciamo sitpa gorla, to be fed up with.
la stessa cosa. La nostra identità, qui intendo l'assimilazione delle informazioni o situazioni, oppure no. Dunque, tu lo fai tuo oppure no. Mandare giù un'offesa, praglatite bidu, non mi va giù questa cosa, questa persona, dunque non mi piace, non voglio che faccia parte del mio mondo. I don't digest him, io non lo digerisco, no? Oppure digerire i bocconi amari, qualcosa di negativo, o questa persona, situazione mi fa schifo, che schifo generalmente è un qualcosa legato al cibo, no? Ma c'è anche la sete di conoscenza, come abbiamo qua, tutti i giorni, la voglia di apprendere quello che vediamo e sentiamo. O in francese loro, anche loro dicono se la mer reste sur l'estomac, qualcosa che è una situazione, persona, cosa che è rimasta sullo stomaco. Il cuore, giustamente l'espressione massima è la compassione, penso che... in tutte le culture, letterature, tutto quello che riguarda le emozioni, l'amore è legato al cuore. E le funzioni del cuore sono emozioni, amore nel senso di connessione con gli altri e valori. Ah, mi sono dimenticata la storia che mi è successa la prima volta quando sono andata a pranzo dai genitori di mio ragazzo. Arrivo lì, preparano il pranzo e in televisione ci sono le notizie. Quello è morto, poi c'è la crisi economica, moriremo tutti, tristezza. Ci sediamo a pranzo e la madre di lui comincia a dire no, perché io i francesi non mi piacciono, i russi sono arroganti, i tedeschi sono così, poi queste lingue strane non ha senso, solo l'italiano ha una lettera, un suono, non ha senso di esistere, io non viaggerei mai. Io da poliglotta, ragazzi, è stato veramente un colpo nello stomaco. Vi giuro, ho avuto mal di pancia tutto il giorno, ma non perché cucina male, cucina benissimo. Ecco, esperienza personale di non digerire la situazione. Torniamo al cuore. Dunque, per le emozioni io ho trovato queste espressioni. Gioia nel cuore, o anche avere la speranza nel cuore. Camminare senza, o essere senza cuore, quando non hai proprio emozioni per niente, il nostro uomo di latta. Avere il cuore in gola, come ce l'ho io adesso, dalle emozioni che non ti fa parlare, mettere il cuore in pace quando le tue emozioni sono tranquille, rilassate, avere un peso sul cuore, penso chiunque l'abbia provato nella vita, situazioni sotto stress, e ablicizzarsi, dunque rilasciare qualcosa dal cuore, qualche peso emotivo. Sull'amore, più facile di così non si può, fare qualcosa con il cuore, dunque con l'amore, dedizione. Faire quelque chose à mal in cœur, ma penso che sia più, non solo questione di amore, ma più valori. Nel senso fare qualcosa che non corrisponde ai tuoi valori e ai tuoi obiettivi. Avere il cuore infranto, broken heart. Azivo sierza, in russo anche noi diciamo fare qualcosa con amore, dunque con il cuore. Affari di cuore, serdiecne di là, legati all'amore sempre. Cuore solitario, qualcuno senza affetti, senza i legami emotivi. Rubare il cuore, dunque fare innamorare qualcuno di te o di qualcun altro. E give somebody fresh heart. Questa è stata una scoperta per me, non lo conoscevo, ho fatto questa ricerca, dunque dare delle emozioni positive, qualcosa di legato alle emozioni positive a un'altra persona. Per quanto riguarda i valori, diciamo vai dove ti porta il cuore, lasciati guidare dal cuore,
o anche avere un sogno nel cuore, tutti i nostri sogni e desideri sono, li collochiamo qui. La saggezza del cuore, anche c'è l'espressione in italiano. Un uomo tutto cuore, che corrisponde anche in inglese have a heart of gold, e anche somebody's heart is on the right place, che questo era strano per me, dunque una persona buona è qualcuno che ha il cuore nel posto giusto, e gli inglesi sono più espliciti sul dirti cosa fare, let your heart rule your head, cioè il cuore che deve comandare la testa e non viceversa, che conferma anche la scienza del giorno d'oggi. La testa, creatività, giustamente. Creatività non nel senso stretto di arte che ho messo lì, ma anche nel senso di dare le risposte a delle situazioni nella vita, no? Fare dei limoni in una limonata. E le sue funzioni sono percezione del mondo, dunque come vediamo il mondo intorno a noi, che può essere in modo molto diverso uno dall'altro, pensare, dunque pensieri, e dare un senso alle cose. Vederci chiaro, si intende, e l'ho trovato quasi in tutte le lingue che conosco io, I see, je vois, je jasna vis situazio, non riguarda solo il fatto di vedere, ma il fatto di percepire, no? Percepire la situazione che succede. In italiano c'è questa curiosa espressione, avere il salame sugli occhi, slices of salame on your eyes. quando tu, specialmente quando uno è innamorato, dicono così, ma come hai fatto a innamorarti di questo? Avevi salami sugli occhi, pezzi di salame sugli occhi. Quando uno non valuta bene la situazione. Oppure avere la testa fra le nuvole. Have your head in the clouds. Qui c'è sempre il cuore che interferisce col lavoro del povero cervello, che non decide niente alla fine. Il pensare. Il pensare, noi diciamo, metterci la testa o avere la testa sulle spalle o non avere la testa sulle spalle anche. Qualcuno che non è in grado di pensare e elaborare. Usare la testa anche. Non avere la testa a posto. Uno che è matto. Fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Pensare, ripensare, ripensare una cosa che magari non succederà mai. Have a head for something, anche questa è un'espressione inglese, dunque essere capace di elaborare determinato, non lo so, matematica piuttosto che determinato campo. Keep a clear head, questo lo dicono in tutte le lingue, tenere la testa dunque chiara, limpida per pensare, libera, e dare un senso alle cose. Tutti noi diamo un senso diverso alle cose che vediamo, anche se siamo nella stessa situazione, no? C'era la storiella di due uomini dietro le sbarre che guardavano fuori, mentre uno vedeva le stelle, l'altro vedeva il fango. Perciò la percezione completamente diversa può essere. Io lo vedo così, può dire uno, dunque a lui dà questo senso alla situazione. Oppure abbiamo punti di vista appunto diversi, lo vediamo allo stesso modo, я вижу это так, у нас разные точки зрения, я называю это, sempre un'opinione della persona, to turn something on its head, cioè cambiare un qualcosa nella testa dell'altra persona, nella sua percezione del senso che dà a determinata situazione. Two heads are better than one, penso che sia il più famoso, avere punti di vista diversi aiutano a vedere la situazione e a dare più senso alle cose. C'è anche sia in russo che in italiano la stessa espressione. Comunicazione.
Mi è capitato tante volte quando magari reagivo d'impulso della pancia e ero convinta che fosse giusto, oppure, non lo so, seguivo solo il cuore o prendevo una decisione logica e del risultato non ero felice per niente. Penso che è capitato un po' a tutti. La scienza oggi dice che bisogna mettere i tre cervelli in comunicazione, dunque allinearli, e loro comunicano fortunatamente in tanti modi diversi. Un po' così. Dunque, il 90% dei segnali nervosi, stranamente, non vanno dalla testa verso il resto del corpo, ma vanno dal basso verso l'alto, dal cervello della pancia e del cuore verso la testa. E dunque sono questi due cervelli che sostanzialmente prendono le decisioni, perché sono più per la sopravvivenza, il cuore, le emozioni, sono le cose che sovrastano. Pensate solo al fatto quando, non lo so, quando avete fame non esiste nient'altro. Pensa a questa cosa, fammi questa moltiplicazione, piuttosto che no, io ho fame, basta. È vero, no? Una bella pizza. E la stessa cosa vale anche per le emozioni forti, no? Uno che è broken heart non è che pensa tanto al lavoro, no? Dove sei? Difficile. Questo capita. La sensazione sentita. Questa è una specie di consapevolezza nel corpo. Il nodo alla gola che parlavamo prima, no? Il blocco qua, tu lo senti, sai che esiste, non è una cosa immaginaria. O il peso sul cuore, no? Lo senti proprio fisicamente, piuttosto che sullo stomaco. Ci sono le farfalle dello stomaco, dell'agitazione, proprio senti questa sensazione dentro. E questo è il modo in cui comunica l'organismo comunica con noi, altri due cervelli, e loro a parole non parlano. Un'altra cosa curiosa è che tutto il tratto digestivo ha le papille gustative, non solo la lingua. E allora digeriscono cose o situazioni in diversi modi. Infatti nella lingua abbiamo tantissime espressioni che danno il senso alle emozioni, no? Dici un caldo benvenuto, qualcosa che ti piace, positivo, piuttosto che, non lo so, i ricordi dolci e amari. Dunque sono positivi, ma un po' anche no, un po' negativi. O in italiano diciamo una persona dolce. Dunque è tutto legato a questo. Anche a tratto digestivo mi è venuta in mente un'espressione in italiano che dice, loro dicono sbavare dietro a qualcuno, no? Quando ti piace qualcuno, come quando ti piace un cibo, hai la bava, no? La bavetta, perché vuoi assimilarlo nella tua vita in qualche maniera, in un modo o nell'altro. Così, gli italiani sono molto romantici in queste cose. Sonno REM e sonno RGM. Conosciamo tutti sonno REM, che è Rapid Eye Movements. Ogni 90 minuti del sonno c'è questo periodo in cui sogniamo, sostanzialmente. Gli scienziati hanno scoperto che anche l'intestino ha lo stesso periodo, sempre di 90 minuti, RGM, Rapid Gut Movements. Si ipotizza che in quel momento si parlano. E che i sogni comunque riflettono in tante culture esoteriche, ma anche i psicologi usano molto i sogni per risolvere delle problematiche emotive, dei blocchi emotivi, fisici, eccetera. Ritmo del cuore. Bene. Quando andate dal dottore, la prima cosa che fa? Pulsazioni e pressione, giusto? E dunque si è scoperto che il ritmo del cuore dà il ritmo a tutto l'organismo, arriva a tutte le cellule.
quando uno dice ho il cuore a 1000, non vuol dire che hai 1000 battiti al minuto, sennò muori, cioè, sostanzialmente, ma che hai un forte stress emotivo e ne sente tutto il corpo. È lo stesso quando dici ho il cuore in pace, comunque hai battiti tranquilli, rilassati. Il prossimo sono i segnali elettrici. Sono elettrici? No, niente. Il campo elettromagnetico intorno al cuore. Emana anche lui, come il cervello, solo che la parte magnetica del cuore è 60 volte più forte di quella del cervello, mentre quella elettrica 5.000 volte più grande. Immaginate voi, io sto parlando qua, ma il mio campo elettromagnetico arriva a voi. Dunque si può misurare sulla pelle sua, il campo elettromagnetico del mio cuore. Non so se esiste in altre lingue, io non l'ho mai sentito, ma in italiano lo dicono a pelle, non mi piace, no? Uno è entrato e dice no, stai lontano da me, non voglio. O a pelle mi sta simpatico, tu non hai ancora parlato, non conosci la persona, però c'hai già questa sensazione per questo motivo. Dialogo interiore, questa è comunicazione inversa. Dialogo interiore parte dalla testa, no? La testa che convince tutto il resto del corpo, come se non fosse tutto un unico essere, no? Ci sono altri che decidono e lui dice dai, facciamo questo tocca, Alissa, lo so che hai paura, è una cosa nuova, però fallo. Tu parli a te stesso e convinci le altre parti, le altre reti neurali a fare una determinata cosa. Per ultima cosa, ci sono sei punti dei tre cervelli, della comunicazione dei tre cervelli. Il primo è il viso. Il viso, dunque, noi vediamo subito dalle espressioni le emozioni che una persona prova, no? Italiani dicono hai brutta faccia oggi, hai veramente una brutta faccia, che è successo? Dunque tu esprimi già dal viso tutto il resto del corpo, oppure come sei luminosa, cosa è successo? Un amore nuovo? Il prossimo è la lingua è la gola qua, anche questo si può vedere tranquillamente, appunto avere il nodo alla gola vuol dire che hai il blocco di un certo tipo qui e non riesci, oppure non so, avere la gola secca o restare senza parole. E il prossimo punto sono le mani. Sulle mani non ho trovato molti modi di dire, però in tutte le lingue si dice dare una mano, come se fosse uno dei unico modo di aiuto, no? Oppure le mani che mettono in preghiera, sicuramente ci sarà qualche collegamento con questo. Un altro punto importante è il diaframma, che ha tutte le terminazioni nervose di tutti e tre i cervelli. Risponde sia per la respirazione che per il senso di vomito, no? Per rifiutare qualcosa. Dunque dire mi fai proprio vomitare, cioè, risponde diaframma per questa cosa, perché si incontrano lì, il cervello ha parlato col cuore e con l'intestino e dice no, questa cosa via. E lo stesso per la respirazione, dicono sempre fai un bel respiro profondo, se sei agitato mandi più ossigeno, comunicano meglio, riesci a prendere decisioni più precise. Prossimo punto è il pavimento pelvico. Lì purtroppo non ho trovato i modi di dire che confermano questa ricerca scientifica, loro sicuramente hanno a livello fisico l'hanno trovato, ma a livello linguistico non saprei neanche, a parte cose volgari in italiano, non saprei neanche come confermano questa cosa, probabilmente sono quelle che corrispondono. E l'ultimo invece sono i piedi.
avendo tutte le terminazioni nervose nei piedi, c'è anche la riflessologia plantare, dove ogni punto corrisponde a un organo, dunque tutto collegato lì sotto i piedi. Mi dicono, dai, vai a farti un giro, così ossigeni un po' i tuoi piedi, rifletti meglio e va tutto bene, no? Ok, noi possiamo anche aiutarci per la comunicazione. Penso che saranno le cose abbastanza normali che tanti fanno anche a livello subconscio piuttosto che lo studio. Visualizzazione e immagini mentali. Tante meditazioni prevedono questo, no? Non lo so, una vaiana immaginano un giardino e tutte le cose sono le cose, le persone, gli animali dentro questo giardino che rappresentano qualche problematica o quant'altro dentro la tua vita. O si immagina una palla di luce per sciogliere dei blocchi, io ogni tanto lo faccio. I suoni, la musica che arriva al cuore. Essendo un'onda, anche la musica può sincronizzare il lavoro del cuore, essendo il cuore anche un campo elettromagnetico, un'onda anche lui, la musica è molto importante. Il movimento fisico, la stessa cosa. L'apporto del sangue e dell'ossigeno migliora e dunque anche il funzionamento del sistema nervoso in totale migliora, anche comunicazione tra questi tre sistemi nervosi. Yoga piuttosto che danza, subacquea. Ognuno sceglie quello che è più vicino. Gli odori. Immaginate quando entrate in un posto e c'è un odore terribile. Distrae da tutto il resto. Una cosa che viene dall'antichità molto profonda, nel senso, se una cosa aveva un brutto odore vuol dire che non era buona da mangiare e allora non va bene alla tua salute. E durante meditazioni, rilassamenti, un buon odore, l'aromaterapia, utilizzano tantissimi fiori di Bach, tanti lo usano, aiuta a rilassare il corpo, anche perché giorno d'oggi con le auto, la televisione, la musica, l'iPad, l'iPhone, siamo molto distratti, non siamo più così tanto attenti al nostro essere ed è difficile concentrarsi sui messaggi che ci manda. Anche i sapori sono molto importanti, se pensiamo solo ai sapori dolci, non so, sono triste, vado a mangiarmi una torta. Anche questi influenzano in modo importante. Il linguaggio, questo ci tocca molto da vicino. Il linguaggio, sappiamo che in tutte le filosofie del mondo, esoteriche, le religioni, c'è una specie di preghiere. Dunque le parole scelte appositamente per influenzare se stessi o gli altri. Le parole che uccidono e le parole che salvano la vita. Sì? 5 minuti? Ok, ci siamo, un'altra cosa importante per sentire come comunicano e sapere che comunicano è avere lo stomaco abbastanza leggero, perché se è occupato dalla digestione della pizza con la salsiccia fa un po' fatica a parlare con tutto il resto. E l'ultima cosa è il luogo tranquillo, senza distrazioni. Ho aggiunto questa cosa particolare perché i due scienziati che hanno fatto questa ricerca hanno detto che queste tre espressioni massime di tre cervelli non possono esistere una senza l'altra per trovare l'equilibrio. È come un tavolino a tre gambe, no? Se togli una, cade. Dunque, il coraggio senza la compassione può portare alla crudeltà. Se pensiamo, non lo so, solo alle guerre, non c'è la compassione dentro questo gesto, c'è coraggio, reazione della pancia di agire, ma a fin di uccidere un'altra persona. E invece il coraggio senza creatività è una stupidità coraggiosa. C'è una trasmissione su Sky, lì da noi in Italia, si chiama Stupidi al quadrato,
ci sono questi personaggi che fanno le capriole all'indietro piuttosto che cose strane, ma senza sapere come farle, dunque si fanno tantissimo male, la gente ride, ma cioè, non è proprio bello. La creatività senza compassione, invece, porta ad esempio alle invenzioni distruttive. Se pensiamo alla bomba atomica, dunque l'atomo può essere usato a fin di bene oppure per distruggere le cose. Invece senza coraggio porta alle masturbazioni mentali. Dunque tu hai tante idee, pensi, ma in realtà non fai niente. Lo stesso vale per la compassione. La compassione senza coraggio è inattiva, no? Porta a inattività. Il tuo amico è caduto, dici no, poverino, però lo lasci lì, lo aiuti, no? E magari ridi anche. E invece la compassione senza la creatività porta a infelicità condivisa. Dunque se una persona è troppo, non lo so, mi fa pensare alle madri ad esempio, troppo assillante un bambino, fa tutto lei per il bambino, lui non impara più niente. E se lui non impara più niente saranno infelici e sarà pesante la situazione per tutti e due. Niente, grazie per essere venuti. Ah, ok, va bene. Allora, secondo la tua esperienza, ha ragione che dice the way to a man's heart is through the stomach. Secondo la mia esperienza sì. Il mio ragazzo, in Ucraina per noi è molto importante la donna che cucina, no? Almeno la mia generazione, se non eri capace ti guardavano le nonne, le donne, non troverai mai un marito, no? E dopo un mese che stavamo insieme io facevo finta di niente, lui ha detto ma tu cucini, no? Lui dall'inizio ha iniziato, per un mese è andato avanti così, dopo che ha fatto qualche pasta strana ha detto stai lì sul divano, faccio io. Perciò penso di sì, per un uomo è molto importante, perché loro essendo più forza credono hanno bisogno di più energie e quello è vitale. Perciò dateli da mangiare perché altrimenti non ragionano. Quale dei tre cervelli è più forte? Quale vince più spesso? Dipende dalla persona, dalla situazione oppure di qualcosa di più biologico? Come ho detto, è importante che siano equilibrati tutti e tre. Se noi abbiamo troppo cuore ma non funziona altri due è abbastanza un problema. Però sostanzialmente quello che dà lo stimolo ad agire, faccio sempre esempio dell'auto, no? È l'autista che decide dove andare. Certo, se dato auto cade a pezzi e non ha benzina, non va da nessuna parte, però penso che sia il cuore che dovrebbe, non è sempre così, il cuore che dovrebbe dare la direzione giusta, quello che effettivamente vuoi. Tutti dicono segui il cuore nel senso di obiettivi. Esiste l'espressione avoir le cœur sur les mains in altre lingue? Sì, avere il cuore in mano, anche non so chi l'ha fatta la domanda. Vabbè. In italiano diciamo avere il cuore in mano, nel senso parlare sinceramente, penso, si intende questo? Non so chi l'ha fatta, però... Vabbè. E allora non si può imparare una lingua quando hai fame? Bella questa, mi piace. Oddio, penso di sì, però dipende dalla fame che hai. Generalmente, come ho detto, è il cervello primordiale che si occupa della sopravvivenza. Dunque, prima la fame e poi la lingua, generalmente penso che sia, funzioni così. Poi dipende da persona a persona. Avoir la peur au ventre. Ah, grazie, bella. Bella espressione. Sì, la paura la collochiamo anche qua, come coraggio, presenza del coraggio, assenza del coraggio, sempre, le malattie come colite cronica, nervosa, coliche, nervose, si collocano sempre all'interno della pancia, anche quando siamo agitati abbiamo generalmente problemi di digestione, è ormai una cosa scientifica. Have your heart on your sleeve. Questa non la conosco. Cosa significa?
Ah, ok, però in inglese. Essere sinceri quando parli con qualcuno, giusto? Quello è, scusami? Non lo so, questa non la conoscevo. To weigh? Wear. Ah, ok, to wear. To wear your heart on your sleeve. Molto sinceramente. Non lo sento. Ah, non fare una cosa in maniera sincera. Sì, infatti corrisponde sempre alla cosa. Sono finite. Bene, grazie mille per essere venuti.